Fraternità per Cristo nostro Signore. Amen. Dio è benedetto nei secoli, vi benedica sempre e dovunque, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie, salutato. Grazie, grazie Don Armando. Adesso possiamo proseguire. Giorgio? Vuoi fare... Ti conoscono, magari descrivi un po' cosa hai, le tue opere. Prego, Giorgio. Buonasera a tutti. Buongiorno. Iniziamo così sbagliato. Mi dispiace per il mio italiano, poco povero. Sì, ringrazio a tutti. Che presenza rispettiamo? Questa presenza è un grande rispetto. Dice, presenza. Tantissimi ringraziamenti per la presenza di tutti. Per visto oggi a Nuruga, come si chiama? I nostri amici che stanno arrivando. E per quelli che sono. Io sono molto contento se le sue cure bisogna uscire. Sono molto contento che credo che sia realizzato un desiderio del sindaco e tutto il comune di Livorno. Se c'è forse voce di melancolici. Penso che abbiamo tolto una melancolia che trovavi con questi progetti. Che ha cercato di realizzare. Sono stati appoggiati da tutti. Merita arte Paris. Il merito è del comune. Perché mi ha dato la possibilità di esprimermi molto libero. Rimane nient'altro, ringraziamenti. Andiamo avanti. Ringrazio Giorgio. Quando Giorgio e Marco hanno lanciato questa idea l'abbiamo subito presa al volo, perché abbiamo voluto sfatare quello che è la malinconia, la chiamo così, dei sottopassi, la chiamo malinconia, ma non si anche. Come potete vedere Giorgio ha avuto delle idee fantastiche, ha descritto un po' quello che succede a Livorno. Ecco, la ciclabile, i ciclisti, il bagno, la musica la sera, quando vanno su Livorno, le vele, il paesaggio, questo è il paesaggio di Livorno, proprio fatto veramente con dei colori che ravvivano questo sottopasso che altrimenti sarebbe un po'... Anche perché, bisogna dire, da quando abbiamo fatto questo è un po' più pulito. Nessuno... la gente un pochino resta un po'... Ecco. E questo veramente siamo contentissimi e questo fa onore a Giorgio perché ha lavorato parecchi mesi. Grazie ancora Giorgio. Grazie. E adesso andiamo a vedere anche l'altro, va bene? Facciamo due passi a piedi e andiamo a vedere l'altro, eh? Così vediamo anche la chiesa. Poi ci vediamo anche la chiesa. No, vieni che guardiamo anche la chiesa. Vedi che bella la ciclabile. Vedete, qui c'è proprio descritta la gente che va in bicicletta di noi, perché ormai che corre. Questo descritti gli sport di Livorno. Questa parete è per gli sport di Livorno. Giorgio, sei tu, non devo essere. Non ho finito io. E invece abbiamo un paesaggio proprio tutto il nostro bel paese.
De Bacchi, i pescatori di una volta, di Monti, Zanardelli, Zanardelli, tutto la limonaia. E qui un po' di fresco. Bravo. Noi abbiamo una cultura, però ci piace un po' divertirci ogni tanto. Allora abbiamo fatto una parete con la pistaiola. Silvia, ti piace dire qualcosa? Fatto bene, Giorgio, tutto a posto? Vuol dire qualcosa? Sì, ma la conferenza la facciamo dopo sopra. Come parliamo dopo sopra? Come volete. Lei è un altro sono io che parlo. Che parte andiamo? Ah sì, mi sono quasi perso, mi sono quasi perso. Questa è l'ultima buona. È piaciuto? Bello.